Claudio Sona, ex tronista di Uomini e Donne, ora lontano dalla TV. Eccolo oggi, irriconoscibile. Il suo profilo social è seguitissimo. Primo tronista gay di Uomini e Donne, Claudio Sona è tra i personaggi che hanno calcato il palcoscenico del daytime di Maria De Filippi che ha riscosso maggiori consensi anche se ormai è lontano dalla TV. Il suo profilo social è molto seguito. Ma cosa fa oggi? E com'è cambiata la sua vita dopo l'esperienza in TV? Claudio Sona oggi è molto diverso rispetto a quando ha accettato di fare il tronista e di scegliere la sua anima gemella in TV. Il suo percorso fu molto seguito, anche perché Maria De Filippi decise di stravolgere le regole della TV e raccontare in modo palese, ma anche spontaneo un amore omosessuale. Ragazzo molto bello, ma soprattutto una persona semplice, Sona fu accolto dal pubblico con entusiasmo anche se non mancarono le polemiche. In una recente intervista Claudio Sona ha rivelato com'è cambiata la sua vita dopo Uomini e Donne. L'ex tronista ha affermato che la presenza in TV ha avuto pro e contro. Dopo quell'esperienza la mia vita è cambiata sia in meglio sia in peggio. In meglio perché la popolarità acquisita grazie al programma mi ha aperto diverse opportunità dal punto di vista lavorativo. In peggio perché, soprattutto all'inizio, non potevo più vivere in semplicità la mia quotidianità. Da circa 3 anni è fidanzato con Nicolà. Un amore che è nato in modo graduale. Una vera scoperta per l'ex tronista. Claudio Sona dopo Uomini e Donne. Ho una vita estremamente normale. L'ex volto di Uomini e Donne è consapevole che essere stato il primo tronista gay ha creato una sorta di spartiacque in TV. Tuttavia, in quel momento, non si è reso conto del ruolo sociale che aveva. Sona ha più volte ammesso di non essere un personaggio interessante per i reality. La sua vita è estremamente semplice e poco adatta al racconto. In certi format occorre un vissuto particolare che appassioni i telespettatori. Credo di avere una storia poco drammatica. Sono convinto che all'interno dei reality, sia da conduttori sia da autori, vengano cercati personaggi conosciuti, ma dal vissuto particolare alle spalle. Io ho avuto una vita estremamente normale, Sona è molto attivo sui social. Ha un vasto seguito di fan che amano seguire le sue vicende quotidiane. Spesso condivide scatti e storie del suo vissuto personale e non manca di apparire con il suo fidanzato con cui sta facendo progetti a lungo termine. Mi piace molto parlare di progetti con lui. Ho appena comprato una casa in Valpolicella e adesso devo cominciare a ristrutturarla e sto pensando insieme a lui come farla.